È stato il ristorante La Rosa dei Venti a Cadilugo in provincia di Ravenna ad ospitare il grande evento A Cena col Campione del Mondo. La grande festa organizzata dal Funks Club Filippo Baroncini per celebrare il trionfo iridato del giovane campione romagnolo. E sono stati davvero tantissimi gli amici accorsi per celebrare questo trionfo in una serata piena di allegria e di colore. Una serata in cui si è ripercorsa la straordinaria carriera di questo giovanissimo campione, con tanti ospiti a partire da Davide Cassani, Roberto Conti, Marco Selleri, Raffaele Bavini e tanti altri. Ad arrivare al momento clou in cui il commissario tecnico della nazionale Under 23 Marino Amadori e Filippo Baroncini hanno ripercorso la straordinaria impresa del Mondiale delle Fiandre. Parliamo di un mondiale di una nazionale Under 23 italiana, di una squadra forte. È stato un gruppo fantastico, penso che veramente erano fiatati, coesi, avevamo in mente di fare un grosso mondiale, avevamo delle carte importanti da giocarci, una era Filippo e lui ce l'ha giocata al meglio e abbiamo vinto il mondiale. Arriva il momento di salire in ammiraglia, Marino Amadori comincia, cosa gli dice alla radio ai corridor? No, alla radio non possiamo correre. Dal finestrino. Dal finestrino abbiamo fatto una bella riunione tecnica prima di partire, praticamente i ragazzi sapevano cosa fare e si incrociava le dita praticamente. Era un percorso molto particolare, molto tecnico, con tante cadute ci sono state, quindi prima regola era quella di stare fuori dai casini. Filippo, cosa mi hai combinato a 60 km dalla fine? No. A 60 km alla fine, t'anci caduto? Ah, sono caduto, sì. Però ho mantenuto la calma, ho visto che il gruppo comunque era un momento un po' tranquillo, quindi sono rientrato subito. Cosa hai detto in quel momento, Marino, quando è caduto? Beh, sicuramente abbiamo imprecato qualche Madonna, che non si possono dire, ma sicuramente è andata tutto bene perché non si è fatto nulla, è ripartito subito, è rientrato, quindi non si è giocato il mondiale, era ancora lì da giocarsi e ce lo siamo giocati. Oh, Filippo Baroncini a 6 km dall'arrivo parte, quindi? Parte, chiude gli occhi e vince il mondiale. E il tecnico cosa dice? Dall'ammiraglia, dal finestrino. Dal finestrino, avevamo la TV in macchina, quindi vedevamo la corsa al meglio. C'era un silenzio in macchina, era in macchina con Mario Sirea e il meccanico e niente, aspettavamo i secondi che ci dicevano 15, 14, 13, si imprecava, però vedevo dietro i ragazzi che chiudevano bene, la squadra ha lavorato molto bene dietro, poi lui veramente non ha calato niente, anzi nell'ultimo zappellotto che era a 2000 metri penso che lì abbia anche guadagnato qualche secondo, quindi superato quello ho detto è fatta. Filippo, facci vedere come sei arrivato all'arrivo. Marino, facci vedere quando sei arrivato tu all'arrivo. Era un momento di gioia, ci siamo abbracciati in ammiraglia. Dai, abbracciatevi adesso.